Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, buona serata a tutti voi e bentornati al nostro consueto appuntamento mensile dalla rubrica Maternità e Genitorialità, una rubrica che si occupa del sostegno alle maternità difficili, che viene curata in collaborazione con la Fondazione Il Cuore in una Goccia e che si offre come un riferimento prezioso alle coppie che affrontano gravi patologie fetali e che altrimenti verrebbero lasciate sole, disorientate, disinformate, in molti casi che vengono anche spinte verso quella che viene considerata l'unica soluzione possibile, cioè l'interruzione di gravidanza. L'indirizzamento in questo senso viene fatto il più delle volte senza una sufficiente informazione delle alternative possibili, come la stessa legge 194 del resto prevede, e senza prendere in considerazione tutte le implicazioni per la salute delle donne e dell'altissimo prezzo sul piano umano, morale e psicologico che viene pagato dalle donne stesse che ricorrono all'aborto. Il tema dell'interruzione della gravidanza nelle trasmissioni mensili che abbiamo fatto da 15 mesi a questa parte è rimasto un po' sullo sfondo perché abbiamo privilegiato l'illustrazione delle buone pratiche come le terapie fetali, l'hospice perinatale, gli sportelli di accoglienza, la rete delle famiglie e i cenacoli della preghiera che hanno un ruolo fondamentale per il sostegno di queste famiglie, la rete degli psicologi e altre belle iniziative per la presa in carico globale della donna e del bambino. L'emergenza sanitaria connessa al coronavirus, che tra le ricadute negative di morte potrebbe rischiare di aggiungere anche quelle causate da un maggior ricorso all'aborto, ci ha suggerito di riprendere questo tema, cosa che abbiamo cominciato a fare nella puntata precedente, affrontando il tema della gravidanza in senso più complessivo, i tempi del coronavirus, dove i nostri medici hanno messo in evidenza che l'eventuale infezione contratta dalla madre non produce di per sé un contatto del feto e come l'evidenza scientifica dell'assenza del virus nel liquido amniotico, nel sangue e nel latte materno rende del tutto infondate le paure che potrebbero spingere a interrompere la gravidanza in caso di infezione della donna. Ma oggi ci sentiamo un po' sollecitati a tornare su questo argomento, dedicando la puntata al tema che è stato richiamato, per il pericolo di un aumento significativo del ricorso all'aborto e per di più con una modalità ancora più rischiosa per la donna, alla luce di una singolare proposta che è stata avanzata nelle ultime settimane da alcune associazioni no profit. Si tratta di una proposta di facilitare e di deospedalizzare l'aborto attraverso il più diffuso uso della pillola abortiva che viene definita tecnicamente RU486. Una proposta che ha due pericolose novità. La prima riguarda la modalità di somministrazione del farmaco abortivo a casa, eliminando la raccomandazione del ricovero in regime ordinario. La seconda riguarda proprio i tempi di somministrazione della pillola, spostandoli verso il limite del trattamento da 7 a 9 settimane. I firmatari della proposta assumono come motivazione quella di assicurare alle donne il diritto di accesso all'interruzione volontaria di gravidanza, che in questo periodo sarebbe gravemente compromesso a causa del sovraccarico delle strutture ospedaliere per le note ragioni, per la carenza di anestesisti troppo assorbiti dalla cura della pandemia e per far fronte ad alte necessità sanitarie, anche in considerazione dell'alta quota dei medici obiettori di coscienza. L'ipotesi dell'aborto in casa incrocia anche la riluttanza dei cittadini di accedere in senso lato agli ospedali in questo periodo, riluttanza che interessa anche gli ammalati gravi, come ad esempio i cardiopatici, per pensare anche all'aumento dei morti da infarto per persone che hanno preferito non recarsi in ospedale nei tempi recenti. La pillola richiamata somministrata da remoto, ossia senza ricovero e fino a 9 mesi di gestazione,
sembrerebbe soddisfare tutti, ma il punto essenziale è che viene taciuto, come vedremo col concorso dei nostri esperti in questa puntata, è che entrambi questi aspetti della proposta in realtà possono esporre la donna a gravi rischi per la salute. Anche se l'argomento è poco caldo, come al solito noi faremo questi approfondimenti con lo stile che ci consono, con l'amore per la vita nascente, la più piccola, la più indifesa, e con molto rispetto e spirito di servizio verso le donne, per fornire loro, alle coppie, tutti gli elementi necessari per compiere le scelte realmente informate. Senza ideologismi e senza fondamentalismi e senza mai giudicare le persone, le donne che per più vari motivi e con grande sofferenza hanno utilizzato o intendono utilizzare la pillola abortiva. Al di là delle riflessioni etiche, che per noi sono importanti ovviamente, che riguardano evidentemente il principio della non disponibilità della vita umana, che ispira gli esperti della Fondazione, le persone che daranno il loro contributo in questa qualità, che è nata sulle orme di Santa Maria Teresa di Calcutta. E stasera vorremmo semplicemente ragionare insieme sulla contraddittorietà insita nella proposta che è stata fatta, e che da una parte viene presentata a tutela della donna e dei suoi diritti, ma dall'altra la espone a una gamma di pericoli, passando sotto silenzio il fatto che, tanto per cominciare, la letteratura internazionale dice che l'apporto farmacologico risulta 10 volte più pericoloso di quello chirurgico. Allora, ne parliamo adesso con i nostri ospiti in studio che vi presento. Come di consueto è con noi il professor Giuseppe Noia, che è il direttore dell'Hospital Perinatale Centro delle Cure Palliative Perinatali Santa Maria Teresa di Calcutta, nonché della Fondazione del Policlinico Gemelli, nonché presidente della Fondazione Cuore in una goccia Onlus. Che saluto. Buonasera. Buonasera, dottor Noia, professor Noia, grazie di essere con noi. Abbiamo con noi anche il professor Antonio Lanzone, professore ordinario di ostetricia e ginecologia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, nonché direttore di clinica e patologia ostetrica, Fondazione Policlinico Universitario Gemelli, che saluto. Buonasera. Buonasera professore, grazie di essere con noi. E la dottoressa Chiara Nardi, psicologa perinatale, referente dello sportello di accoglienza per le maternità difficili di Roma della Fondazione Cuore in una goccia e volontaria della rete di sostegno psicologico. Che saluto. Buonasera. Buonasera dottoressa Nardi. Allora, vorrei cominciare l'approfondimento dando la parola subito al professor Noia, che svilupperà i concetti che ho cercato di rappresentare nell'introduzione. Prego, professore. Grazie. Volevo solo subito entrare nel problema, nella definizione di come funziona questa pillola abortiva. Sostanzialmente si tratta di una sostanza che il mifepristone si chiama in termine medico, che viene assunta con l'idea di competere con i recettori del progesterone, che è l'ormone che fa andare avanti la gravidanza, occupando quei posti che dovrebbero appunto essere occupati dal progesterone, compete col progesterone e quindi impedisce che questo ormone positivo per la gravidanza possa appunto avere una opzione buona. Quindi impedendo questa azione praticamente favorisce la morte dell'embrione. La seconda pillola che viene assunta è quella che si chiama misoprostolo, una prostaglandina che viene assunta 2 giorni dopo, con l'intento, la prima, di far cessare il battito, la seconda di permettere, attraverso delle contrazioni uterine molto forti, di espellere il contenuto della cavità uterina. Vado subito sulle problematiche che circondano l'aborto farmacologico, e purtroppo devo declinare ancora una volta che tutto il mondo dell'aborto volontario spesso è gravato da informazioni non corrette, per alcuni aspetti sono anche menzognere. Poi vedremo come invece è importante che nella
così nella consulenza, quando si può fare, nell'informazione, la donna debba essere assolutamente formata di tutto. Ci sono tre aggettivi che caratterizzano questa assunzione. È un aborto che si dice fai da te, un aborto quindi facile, indolore e sicuro. Non è facile. Non è facile perché questa è una banalizzazione di una tragedia, di questa separazione della madre dal figlio. C'è una banalizzazione sia nell'atto in sé, cioè quello di poter comunicare che attraverso l'assunzione di una pillola, che si prende un bicchiere di acqua a casa propria, tutto possa essere risolto. È una banalizzazione anche nel concetto di distanza e di lontananza tra la madre e il figlio, come se potesse essere valido in questo caso il concetto di lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Ma sappiamo tutti che non è lontana dal cuore di queste mamme il figlio. Perché? Perché è scritto dentro l'animo della madre la presenza del figlio. Per cui poi esistono anche degli occhi diversi, oltre a quelli del corpo, esistono proprio gli occhi del cuore, e una madre li usa molto bene, gli occhi del cuore. Quindi non possiamo far finta che questa sia una cosa così banale. Ma dinanzi a questo modo di vedere le cose ci sono anche gli occhi e la cecità della mente, della ragione e dell'intelligenza. E qui purtroppo devo registrare che c'è un grande silenzio omertoso, una cecità volontaria di una scienza che pensa di poter offrire la cosiddetta proporzionalità traumatica. Piccolo embrione, piccolo trauma. È falso, non è così. Piccolo embrione, grandissimo trauma. Moltissime donne che hanno avuto aborti spontanei a 7-8 settimane mi dicono: ma a chi lo devo dire che io sto male come se avessi perso una persona di 1,70 di altezza per 70 grammi? Io dico spesso: lo dica a me, signora, perché capisco che lei sta soffrendo non perché ha perso i centimetri o i grammi, ma ha perso la presenza del figlio. Questa scienza purtroppo è una scienza che in questa cecità si tinge anche di un aspetto pilatesco, cioè dell'ignavia, cioè anche dell'indifferenza, no? È come se dicesse: sono forse io il custode di mio fratello? È una scienza che da una parte si autocompiace, perché pensa falsamente di fare un servizio positivo alla donna, togliendola dall'aborto chirurgico, dall'ospedalizzazione, e in questo caso in maniera mendace dal rischio della pandemia. E purtroppo questo non è così, perché per un semplice motivo, perché tra le condizioni appunto che caratterizzano il secondo aggettivo, che è quello del fatto che appunto è indolore, le donne soffrono un dolore che viene amplificato da una consapevolezza di scegliere di essere le protagoniste dell'assunzione della pillola e di essere le attrici quindi e anche le spettatrici di una consumazione, di una perdita del figlio, di una morte del figlio che può avvenire sotto i loro occhi, con delle perdite ematiche che vanno dai 7 ai 14 giorni, ma alcune volte si spingono fino a più di un mese, e con l'espulsione che può avvenire anche in ambienti non prevedibili, in famiglia, al bagno, oppure quando uno è fuori, con entità emorragiche. Ecco, qui vediamo il concetto che contraddice enormemente questa proposta di dire: lo facciamo per evitare che le donne possano avere il rischio di infettarsi col Covid. Invece il rischio emorragico e la estensione dell'aborto da 7 a 9 settimane aumenta il numero delle persone che possono avere un elemento emorragico abbondante, induce le donne ad andare a fare ricorso al pronto soccorso perché hanno paura. Oppure molte volte succede, la letteratura dice dal 10 e il 13% sono i dati di letteratura, che tutta la presenza del materiale, diciamo ormai morto, del bambino non viene espulso completamente, e allora devono fare ricorso a una ospedalizzazione per fare la revisione uterina. Quindi vedete come è un circuito di disagio, di sofferenza psicologica, un dolore che diciamo non è solo legato
alla presenza delle contrazioni dal dolore di essere spettatrice, protagonista, attrice, ma anche da un'angoscia di alcune volte di volerlo vedere. Addirittura il British Medical Journal ha pubblicato addirittura 13 anni fa che nel 56% l'aborto avviene con l'espulsione di tutto il sacchetto, per cui la donna vede distintamente il proprio embrione. E tutto questo evita anche di pensare, e vado verso la fine del mio primo intervento, se possibile farne altri, vediamo, ma comunque il terzo aggettivo è che è sicuro. Non è affatto sicuro, ma non lo dice una fonte di natura ideologica o di appartenenza alla fede, lo dice appunto l'FDA, la Food and Drug Administration, che ha pubblicato le percentuali sia di emergenze emorragiche pari quasi al 13% e di ospedalizzazione pari al 24-25%, con trasfusioni superiori a 100 in donne che avevano grosse emorragie. Ma lo dice anche il discorso della valutazione che si fa in Italia. Per esempio, noi abbiamo preso come AIGOC, abbiamo Associazione Italiana Ginecologi Ostetrici Cattolici, abbiamo anche fatto questo conteggio. Nel 2014 la prevalenza era di 7.4 complicazioni per 1000 interruzioni. Se voi considerate, moltiplicate questo per il numero degli aborti in quell'anno, vedrete che arriviamo a un numero di circa 800 pazienti, 721 per la precisione, che hanno gravi complicazioni. E tutto questo senza tener conto di altre complicazioni, il dolore all'angoscia, abbiamo detto di poterlo vedere, il rischio di infezioni che appunto possono addirittura colpire la vita di queste donne. La vita di queste donne, sappiamo che c'è una gravissima insidia che è quella della vera e propria morte, perché c'è un'infezione spesso nel 60% di queste circa 40 mamme morte dopo interruzione di gravidanza, nel 60% era dovuto appunto all'interruzione da farmacologica e dovuto a un'infezione da Clostridium sordelli, che crea una sepsi senza avere sintomi come la febbre. Tutto questo, capite benissimo, non è frutto di un'informazione che spesso viene data alla donna, ma non c'è il tempo, perché è tutto veloce, deve essere fatto tutto veloce. Non c'è nessuno che è punto di riferimento con cui interfacciarsi, poter fare un'opera di dissuasione, non per un problema fondamentalistico, ma per il vero obiettivo che è la salute fisica e psicologica di queste donne. È molto chiaro. Professor Lanzone, io darei la parola a lei per continuare l'approfondimento anche per la sua attività sul campo, per confermare quanto diceva il professor Noia e anche approfondire anche altri aspetti del tema. Prego. Ma innanzitutto permettetemi di dire che con questa proposta cade un velo di grande ipocrisia, perché il regolamento vigente dice che la nonna deve praticare tutto questo trattamento in ospedale. Ora, noi sappiamo che dall'inizio del trattamento fino all'espulsione del feto possono passare anche diversi giorni, e voi capite che gli ospedali che ragionano in termini di aziende non possono permettersi che un posto letto sia occupato da una paziente che attende l'espulsione del feto. Quindi quello che succede nella pratica è che le signore sono invitate a firmare una dimissione volontaria per starsene a casa, in modo da aspettare lì l'evento. Quindi in realtà questa proposta non fa altro che rendere manifesto quello che è la pratica attuale, quotidiana, che trasgredisce e travalica il regolamento stesso che c'è. Quindi questa è una prima cosa che va detta. La seconda cosa è che ci sono studi che evidenziano chiaramente che il protrarre a 9 settimane oltre, cioè protrarre l'uso da 7 a 9 settimane oltre che aumentare ovviamente la casistica che usufruisce della pillola abortiva, in realtà fa sì che in questa fascia di pazienti ci sia una diminuzione di efficacia che scende dal 90 al 70%. Quindi abbiamo in realtà, al di là di quello che ha detto il professor Noia,
una proposta che tende pure ad utilizzare la pillola in una fascia che è molto meno efficace della precedente. Queste sono le prime due considerazioni che mi vengono. Alcune altre considerazioni invece derivano da alcuni studi che sono stati fatti su pazienti in cui era il prima e il dopo l'attesa che colpisce molto. Per esempio c'è uno studio molto carino che fa vedere come i livelli d'ansia nelle pazienti, e questo sarà carino pure discuterlo con la collega psicologa, i livelli d'ansia all'inizio di una prima procedura sembrano ovviamente essere più alti in un gruppo di pazienti che attende di fare l'intervento chirurgico rispetto all'intervento farmacologico. Se andiamo a misurare i livelli d'ansia in una seconda situazione o dopo la procedura, i livelli d'ansia sono nettamente superiori nelle donne che hanno avuto un aborto farmacologico. E accanto a questo aumenta pure il concetto della sensazione di dolore, che prima della procedura era, proprio per quello che ha detto il professor Noia, messaggio e comunicazione molto banale, recepito dalle utenti come qualcosa di facile, di semplice, da home abortion, fai da te, home abortion sostanzialmente, che sono tutte delle definizioni che tendono a banalizzare la cosa. Quindi da un punto di vista medico, al di là delle complicanze, ci sono proprio gli aspetti sul vissuto di una donna che alla fine definiscono un percorso che è più faticoso e probabilmente alla fine è giudicato anche meno soddisfacente, se vogliamo usare questo termine sanitario che è improprio in una situazione di questo genere. Mi rende conto, ma usiamolo pure. In realtà la mia perplessità poi maggiore è che tutto sommato nella legge 194 c'è un controllo dell'apparato statale sanitario su questa situazione che quantomeno garantisce il più possibile la salute futura, anche quella riproduttiva, e che qui invece questo controllo si perde. La paziente o la donna viene assolutamente abbandonata a se stessa in una solitudine che è abbastanza preoccupante. Voi pensate, questa donna che firma la dimissione coatta, sostanzialmente le dicono vattene a casa perché qui occupi un posto letto inutilmente, se ne sta a casa ad aspettare un evento che comunque è un evento traumatico, e a viverlo tra le quattro mura, probabilmente anche se ha dei figli accanto, senza dire niente a nessuno, può darsi nemmeno a suo marito. Allora, questo è un primo aspetto che francamente è una relazione di tipo psicosanitario che è molto molto preoccupante. Ne parlavamo l'altro giorno con il professor Noia, proprio dicendo, insomma, da una parte siamo rimasti molto colpiti in questa pandemia dall'evento di Bergamo, dove, e comunque da come vengono fornite le cifre ogni giorno dalla Protezione Civile, ormai i guariti, i contagiati, i morti sono solo numeri, numeri, numeri senza un'analisi. Vedere poi quei numeri in una dei carri militari portati come abbiamo visto è una delle cose più strazianti che possano per me, per la mia psiche, per la mia antropologia, per il mio essere uomo, è stato uno degli eventi più strazianti che ho visto negli ultimi anni, con tutte le considerazioni che si possono fare. Qui siamo addirittura al fatto che manco si contano le cose, perché voi capite che una pillola di questo tipo si arriva a ripulire il proprio organismo attraverso un distacco dell'embrione dalla decido, cioè dalla mucosa uterina, da lasciare, come ha detto il professor Noia, alcune volte cadere questo embrione nel vuoto o in un bagno, diciamo così, e in realtà senza nemmeno contarlo più. Probabilmente quante volte andremo a fare un'anamnesi a una signora e questo evento dalla stessa paziente non verrà nemmeno registrato. Questa è una delle cose che in qualche modo preoccupa molto. E preoccupa anche questo senso di deresponsabilizzazione del sistema sanitario nazionale verso questa condizione. Con la sola. Sono anche ragazze giovani di solito. Sono ragazze giovani. Attenzione che nelle donne invece che hanno già figli l'efficacia è ancora inferiore. Quindi c'è questo poi paradosso particolare. Sono ragazze giovani. Ricordo pure
siamo un po' fuori tema, ma fino a un certo punto, che il fondamento dell'RU è quello che oggi viene praticato anche per la famosa pillola del giorno dopo dei 5 giorni, cioè è tutto un filone, un continuum culturale che comincia dal rapporto cosiddetto preoccupante per la gravidanza e va a finire poi nell'aborto a casa. Ma la logica, se volete, è uguale, e fondamentalmente anche la modalità d'assunzione è talmente uguale che la pillola del giorno dopo è stata banalizzata come contraccettivo, e a questo punto l'aborto farmacologico non so come verrà più banalizzato, perché è difficile trovare delle parole di banalizzazione, no? Però indubbiamente rientra in un discorso che sfugge proprio anche ad un contesto, diciamo, sociale e anche di dibattito sociale. Questa è una cosa, secondo me, molto preoccupante. Certo, certamente. Dottoressa Nardi, la chiedo un attimo di pazientare, che darei la parola alla regia per raccogliere anche, per fornire il numero della... Dottoressa Nardi, grazie di aver pazientato intanto, però gli interventi del professor Noia e del professor Lanzone hanno offerto anche a lei molti spunti di riflessione che possono essere anche rivolti adesso ai nostri ascoltatori. Certo. Allora, intanto per parlare di interruzione di gravidanza credo sia fondamentale chiedersi prima di tutto che cosa sia la gravidanza e quale significato ha una gravidanza per la donna. La gravidanza la possiamo considerare come una crisi maturativa, dove crisi viene utilizzato per indicare il cambiamento che ci può essere rispetto alla propria maturazione e che può portare ad uno stato di malessere rappresentato da una regressione tipica di questo momento. E infatti è proprio durante la gravidanza che c'è un aumento di bisogno di sicurezza e di affetto e un ripercorrere mentalmente le tappe importanti della propria vita, soprattutto nel rapporto con la propria madre. Ed è una crisi maturativa perché c'è un andare verso una nuova maturazione, una nuova tappa di sviluppo della propria vita, perché si entra proprio in una nuova fase del ciclo vitale. Perciò vediamo che alla base della gravidanza ci sono proprio due elementi che fanno oscillare tra regressione e maturazione, tra un andare indietro e un protrarsi in avanti. Ed è proprio questo oscillare che può essere messo in parallelo alle due modalità di accoglienza della gravidanza, che è l'accettazione o il rifiuto. La gravidanza ha una complessità enorme, è un momento molto delicato ed è proprio perché va a toccare la propria storia precedente, la propria relazione con la figura principale di riferimento che è la madre, e in contemporanea si vive uno stato di maturazione, di andare a formare un proprio spazio personale, una modifica del proprio ruolo da figlia a madre. E quando si decide di interrompere tutto questo processo che si attiva dal momento del concepimento, si crea un trauma e si produce un elevato livello di stress. E come tutti gli eventi traumatici, è una ferita che cambia per sempre la persona negli aspetti più intimi e profondi della propria identità. Ed è una ferita che si rimargina col tempo, forse non si rimargina proprio. E a livello internazionale vengono riconosciute, diciamo, 3 conseguenze principali all'interruzione di gravidanza. Una di tipo psichiatrica, quindi una psicosi post-aborto, un disturbo caratterizzato da un forte stress dopo l'interruzione che insorge tra i 3 e i 6 mesi ed è considerato il disturbo più lieve, e un insieme di disturbi invece che rappresentano proprio la sindrome post-traumatica da aborto. I sintomi che si possono verificare con questa sindrome post-traumatica riguardano una vastità enorme di sfere della nostra vita, e sono disturbi del sonno, della sfera sessuale, emozionale, della comunicazione, dell'alimentazione. Quindi vediamo che vanno a toccare veramente tutti gli ambiti della vita della donna, e questi sintomi si possono verificare dai 6 mesi ai 2 anni dopo l'interruzione o non presentarsi proprio, ma ripresentarsi in situazioni importanti, in eventi importanti per la donna come una successiva gravidanza o una perdita affettiva.
un elemento caratteristico dell'aborto e a maggior ragione di quello farmacologico è la solitudine, perché la donna vive tutto questo trauma completamente da sola ed è un trauma, come abbiamo visto, con ripercussioni fisiche e psichiche. L'interruzione pone la donna di fronte a problemi della perdita e del lutto, che è un lutto diverso dagli altri, perché vi è sia una elaborazione della perdita dell'oggetto del lutto, ma anche una perdita di una parte di sé, che è quella della regressione e della maturazione. Tutte queste fasi che vengono vissute, cioè la donna si trova appunto a vivere tutte le fasi che vivrebbe anche con l'interruzione chirurgica, compresa, come dicevano i colleghi, l'espulsione, ma in totale solitudine. E un'altra caratteristica dell'interruzione volontaria di gravidanza è l'impossibilità di circoscrivere l'esperienza nel passato. Infatti si ripropone ossessivamente nella vita della donna con pensieri, sogni, flashback, e il trauma che si crea con l'aborto va a lacerare un sistema di autoprotezione della persona e porta la donna a scollegare un po' i sintomi del trauma dalla loro origine. Per questo mi colpiva quello che diceva il collega rispetto al fatto che a volte le donne non riportano, facendo la loro cartella clinica, non riportano questo evento, ed è proprio per questo, perché viene proprio lacerato questo sistema di autoprotezione della persona, che non riesce più a collegare e a trovare l'origine del proprio malessere, del proprio stato, che può essere di irritabilità costante, all'origine appunto dell'interruzione di gravidanza. Bene, sentiamo un ascoltatore. Prego, pronto? Pronto. Sì, è in linea, signora. Grazie. Niente, io sono una nonna di Verona ho sempre nel cuore questo pensiero. Mia figlia ha avuto un problema col marito e si sono divisi. E quando c'è una divisione in famiglia così ci entra tutti. E mi ha detto: stia zitta lei, che sua figlia ha fatto due aborti. E io non sapevo niente. E allora ho chiesto a mia figlia: cosa è successo? Cosa hai fatto? No, mamma, ho preso la pillola del giorno dopo per due volte, perché mamma non poteva mettere in mondo ancora figli, visto che ne ha già due. Ecco, solo che a me lei mi ha tranquillizzata, che erano pochi giorni che aveva sospeso le mestruazioni e ha preso questa pillola. Si chiama aborto questo, o si chiama, non lo so, solo che io sono sempre col pensiero. Ecco, la ringrazio. Grazie, le siamo vicine. Grazie di essere intervenuta. Professor Noia, abbiamo anche da questa ascoltatrice degli spunti di riflessione su come interpretare. Riprendo quello che ha detto il professor Lanzoni, lo riprendo, che mi sembra importante, che come cultura cioè il grande assente di tutte queste scelte è sempre il bambino concepito. Questa è la grande verità dell'aborto. La persona più debole, il più povero tra i poveri, come dice Madre Teresa, è assente, perché non ha voce, se non questa voce nostra adesso stasera, di tutti coloro che difendono colui che non ha voce. Ma la scienza parla in maniera netta su che cosa è dopo il concepimento, non su che cosa è, non è una cosa, ma su chi è la personalità, il protagonismo biologico dell'embrione. Ci sono tantissimi studi che dicono subito dopo il concepimento, prima ancora dell'impianto, c'è un cross talk, un linguaggio talmente importante tra il figlio e la madre, che addirittura, se questo linguaggio viene alterato da una malattia e si forma una placenta non adeguata, o la donna abortisce spontaneamente, oppure si ha una placenta che crea poi
un peso alla nascita basso, e molti studi dicono che quando nasciamo a termine con un peso inferiore ai 2 kg si possono avere problemi nell'infanzia, nell'adolescenza, fino alla vita adulta. Quindi alla signora dice: cosa si può dire? È un aborto. Cioè, il problema è questo, il concetto della proporzionalità traumatica. Non è per il fatto che è piccolo l'essere umano, il problema non esiste. Il problema esiste, perché la fotosintesi clorofilliana noi non la vediamo, eppure tutta l'energia del mondo dipende da qualcosa che non vediamo. Cioè, non è per il fatto che non lo vediamo non è aborto, ma la vita umana ha un grido così forte, biologicamente parlando, che anche donne che poi hanno abortito hanno raccontato, però, che al momento del test di gravidanza una gioia immensa è scoppiata nel loro cuore. Poi le vicende varie le hanno portate a fare altre scelte. Ma capite bene, quindi, che non è che l'abortività si desume solo dalla grandezza. Le donne stesse dicono che io soffro come se avessi perso, anche al primo mese, al secondo mese, un figlio di 1,70 di altezza e di 70 kg. Quindi vedete, la percezione che abbiamo dall'esterno noi, che è banalizzante, la scienza, la cultura, il nostro mondo, non è così. E quando sono debole che sono forte, dice San Paolo, ed è la verità per l'embrione. La sua forza non dipende dalle dimensioni, ma dal fatto che c'è, che è stato chiamato alla vita. Allora, volevo chiedere al professor Lanzone, cioè, queste evidenze sono talmente forti che non fanno neanche comprendere come mai però negli apparati sanitari, negli apparati medici non vengano considerate, se questo problema venga, anche quello delle pillole il giorno dopo, venga banalizzato come se fosse un po' una terapia preventiva anticoncezionale. Ma guarda, a creare anche, diciamo così, una cultura favorevole alla vita. Ma qui siamo ad una cultura che va oltre questo aspetto, magari ci fosse solo questo. Affronto due soli esempi. Pensiamo alla pillola del giorno dopo. La pillola del giorno dopo oggi ha un grande successo perché la prevalenza delle utenti dice: va bene, ma io ho dei rapporti, perché inquinare il mio corpo costantemente con un prodotto come la pillola anticoncezionale, quando posso in realtà con una singola somministrazione di un farmaco, quando mi va, come mi va, magari in rapporto a come sono andate certe cose, evitare di avere una gravidanza. Questo è un tipo di ragionamento che è abbastanza diffuso, per cui mentre la contraccezione ormonale classica cala, sta aumentando in maniera prepotente questo tipo di pillola, che viene usato come contraccettivo e che viene spacciato come contraccettivo senza che la gente abbia minimamente idea che un conto è la contraccezione, pur con tutte le sue implicazioni etiche, e un conto è l'intercezione, cioè il fatto che io uso un farmaco, qualcosa che si oppone all'impianto di qualcosa che è già stato concepito. E quindi questo la dice lunga proprio sul difetto di cultura. La seconda cosa è che francamente io sono rimasto meravigliato che organizzazioni scientifiche, che qua stiamo parlando di associazioni, lei ha detto no profit, però diciamo le cose come sono, quella della Società Italiana dei Ginecologi, che sostanzialmente si pronuncia in favore di un qualcosa che abbiamo detto più volte ha potenziali ripercussioni negative sugli utenti, su coloro che la utilizzano, utilizzando un meccanismo abbastanza, come dire, un giro di una circollocuzione logica che mi sembra abbastanza illogica. Gli ospedali sono pieni di, sono tutti occupati su un fronte che è quello del Covid, fino a un certo punto, signori miei, ci sono, io sono al Policlinico Gemelli e noi effettivamente abbiamo forse curato quasi la metà dei Covid del Lazio, ormai, noi lo Spallanzani quasi la totalità, ma insomma non è che nel mio reparto di ostetricia non si è lavorato per parti normali, e altri ospedali
sostanzialmente in altri ospedali sospese tutte le attività di routine chirurgiche. Non credo che gli anestesisti erano tutti pieni, tutti impiegati alla rianimazione dei Covid. Quindi questa è veramente una cosa abbastanza incomprensibile, che la società italiana di ginecologia abbia fatto un ragionamento del genere. E con questo ragionamento abbia raccomandato sostanzialmente di forzare un regolamento che attualmente c'è, senza che da parte del Ministero ci sia stato nemmeno un dire «beh, ma che state dicendo? Ragioniamo un attimo, che dite?». No, c'è stata solo una raccomandazione. Voi capite che una raccomandazione che cala con queste motivazioni in un momento del genere ha quasi un effetto cogente, cioè un effetto quasi di direttiva, che va oltre quella del Ministero. È una cosa, insomma, abbastanza preoccupante, perché, ripeto, è incomprensibile in una società che peraltro è pluralistica, anche nei suoi membri. Come ci sono ginecologi non obiettori, ci sono quelli obiettori e tutti convergiamo in questa società scientifica. Non so se una deriva abbastanza diffusa questa, purtroppo. Sentiamo un altro ascoltatore. Pronto? 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 Allora, prego, in linea. Buonasera. Io volevo chiedere, anzi se c'è un professore sono contenta e ringrazio, perché tanti anni fa, addirittura si parla del 1970, sì, negli anni 70, poiché oggi tra parentesi è xenofobia della televisione, perché guai, la gente sta in casa e quindi si macera nella televisione. C'è stato un lavoro scientifico presso uno dei grandi ospedali di Milano, un lavoro televisivo dove si poteva vedere proprio realmente, io ci vedevo ancora benino negli anni 70, cosa succedeva tra i due sposi entro le dalle 8 al mattino alla mezzanotte della sera. Quindi questi due sposi venivano invitati da questo caro ospedale, e ha salvato la vita a mio marito, veramente. E cosa si poteva vedere? Cosa succede addirittura in quelle ore durante il trasporto che è avvenuto entro quell'orario, perché la signora è rimasta incinta. Quindi questa signora, io dissi alla mamma di questa signora, di questa sposa, che avevo saputo di questo lavoro televisivo, trasmesso non mi ricordo più su che programma della televisione, cosa succedeva, perché lei non riusciva a rimanere incinta. Quindi è andata all'ospedale. Chiedere perché dobbiamo anche tenere le domande in tempi stretti, prego. Ma glielo posso dire pienino, perché questo lavoro bellissimo, perché io sono mamma, non l'hanno fatto più, e la signora è andata, io lo dico pianino perché è l'ospedale San Paolo e è grande, non è un ospedaletto, è rimasta della sua bimba. Sì, papà, viene. Grazie signora. Credo che la signora volesse, cioè non si sentiva bene perché si allontanava e si avvicinava la voce, volesse manifestare l'apprezzamento di quelle trasmissioni che fanno vedere poi come nasce la vita e come è importante anche vederla anche dal punto di vista fisico, dal punto di vista scientifico, apprezzarle queste tipi di comunicazione. Dottoressa Nardi, voleva intervenire su questo tema? Beh, io quello che
Stavo pensando comunque che oggi si parla sempre di aborto come una libertà, come una scelta, come una decisione, inserendolo quindi in una sfera non negativa, anche se non priva di sofferenza, però una sfera che non è negativa. E questo perché c'è stata c'è una negazione totale di una parte essenziale della realtà, che è il legame, la relazione che c'è tra la madre e il figlio, che è presente fin dal concepimento. Inserendolo in questa sfera di azione positiva o di conquista di una propria libertà, la donna non è pronta al post-aborto, non è proprio, non ce l'ha neanche in mente quello che potrà essere il dopo, non è preparata alle conseguenze traumatiche che questa azione avrà sulla propria vita. Quindi in realtà è fondamentale che ci siano, che ci sia una conoscenza e una presentazione anche di tutto quello che sarà. No, grazie. Sentiamo un'ultima testimonianza e poi andiamo alle conclusioni. Pronto, senta, Prego, pronto? io sono una signora della provincia di Salerno. Le volevo dire questo, che dei reparti in ospedale con il coronavirus hanno funzionato uguale, hanno funzionato tutti, quindi anche per gli aborti. E invece per tante persone come me che abbiamo la maculopatia, col pericolo di diventare ciechi, sono 2 mesi che non ci fanno iniezioni, per cui la vista si è talmente abbassata che stiamo diventando ciechi. Grazie dell'intervento. Professor Noia, volevo fare alcune riflessioni conclusive Sì, io per me per intanto queste. trovo veramente, come diceva anche il professor Lanzone, mentre celebriamo la difesa della vita di ogni essere umano con un prezzo altissimo di più di 150 medici, c'è un'altra fonte, diciamo, di scienza medica che invece si preoccupa di diffondere una cultura di morte, perché parliamoci sinceramente, possiamo anche non far finta di niente, ma sappiamo tutti che quando c'è una pratica abortiva è un essere umano che viene ucciso. E questo essere umano, come diceva la dottoressa Nardi, c'ha un suo protagonismo, c'ha una sua relazione e può essere curato prima della nascita come un paziente adulto. Addirittura diventa, sono gli studi più recenti, esso stesso medico della madre. Come si fa a non vedere questa meraviglia di relazione? Questo è l'insegnamento che ci dà il rapporto del figlio e della madre. L'insegnamento della gravidanza è un insegnamento di tipo oblativo che assomiglia molto a questi medici che hanno dato la vita per la vita di altre persone. E la madre dà la vita per far crescere dentro di lei, nonostante tutta una serie di disagi che noi chiamiamo fenomeni simpatici, ma tanto simpatici non sono, parasimpatici, per cui perché lo fa? Mette da parte se stessa, è come un chicco di grano che viene sotterrato per far nascere una spiga. L'aspetto più importante della relazione, in un mondo povero di relazioni, proprio viene da questo rapporto tra il figlio e la madre. Ed è il grande assente, come dicevo prima, concepito, ma anche e soprattutto la relazione con la madre, è quello che fa la madre per il figlio. Per cui tutto questo purtroppo è carente di informazione. Io dico solamente un pensiero finale, che la salute delle donne è un bene prezioso da salvaguardare, così come anche la capacità di procreare. Ma se noi non le informiamo correttamente di tutto, le espropriamo di informazioni che significano come rubare la loro salute, il loro corpo, il loro futuro, ma diciamo pure la loro dignità. Ora, se noi rubiamo dei beni materiali, che può essere veramente grave, ma quando rubiamo l'anima e la dignità di una persona, questo è un delitto contro l'umanità, contro tutta l'umanità. Certamente, chiedo per concludere un po' questa nostra trasmissione e dare poi alla regia, per fare il passaggio con la regia per il prossimo intervento e per il prossimo appuntamento, che è un importante appuntamento religioso. Credo che sia evidente
che queste riflessioni che noi facciamo intorno ad aspetti particolari del tema della maternità, dell'aborto, abbia anche implicazioni di carattere generale nel modo con cui noi affrontiamo i problemi della nostra società, della visione etica umana che abbiamo della vita, delle cose importanti e delle cose meno importanti. Quello che fa specie è che oggi prevale il diritto individuale, la libertà di scelta, a prescindere dalle conseguenze che si producono sugli esseri, soprattutto sulle persone che non sono ancora nate, quelle più deboli, quelle che non hanno diritto di parola e che non hanno neanche, a quanto pare, anche degli avvocati che difendono le loro ragioni. Noi però vogliamo farci avvocati delle ragioni di queste persone perché, come insegna il Vangelo, noi dobbiamo essere aperti e sensibili alle ragioni degli ultimi. E in questo caso gli ultimi, gli emarginati, sono proprio i piccoli bambini che non possono nascere. Chiedo a tutti voi di pregare proprio per le famiglie, anche le mamme e i papà che sono in attesa dei loro bambini e che offrono anche a tutti noi in questi momenti che vedono prevalere le preoccupazioni e anche i sentimenti di morte una speranza per un mondo migliore. Che la nostra Madre Celeste li aiuti e li accompagni. A risentirci alla prossima puntata del mese di maggio.